Eccoci di nuovo qua, oggi un doppio appuntamento, abbiamo tante cose da raccontarvi, vediamo se c'è una cosa un po' carina, ecco, vabbè, un po' la meno peggio diciamo, via, perché qua ci stanno un sacco di, ecco, questa è la mia preferita, lo sapete, eccola qua, ok. Allora, ciao a tutti, grazie ragazzi di essere qui. Ah, proprio anche con gli occhi verdi. No, oddio, questa novia. No, vabbè, la lasciamo. Con gli occhi verdi addirittura no, via. E ciao, padri. Allora, abbiamo appena assistito alla diretta con Andrea del Boca e la figlia Anna del Boca. Ciao Marco, ciao carissimo. E allora vedo che Instagram ha fatto alcune modifiche su, per esempio, quando entrate c'è una striscetta nera dalla settimana scorsa ad oggi. Eccolo il nostro Carlo Sambro, eccolo qua. Allora lo aggreghiamo subito, lo aggiungiamo subito. Allora vi ricordo che Carlo Sambro ogni lunedì è ospite. Ciao Hola Carlos. Dari, sono molto felice di stare con te. Anche io sono molto felice di stare con te. Dobbiamo cambiare questa frase. Nunca. Come stas? Bene, 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 benissimo. E, insomma, una domenica di riposo, di live, una cosa che ci piace tanto. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, muchísimas gracias por su tiempo, por estar hoy con ustedes acá, en este maravilloso programa que me encanta, la energía, la buena onda, pero sobre todo pasarla súper bien. Y bueno, hablarles de la vida y los nuevos proyectos que tengo. Y en primer lugar, agradecerte, Dari, por darme el espacio. Y bueno, a fluir se ha dicho. Allora, Carlos, in questo tempo, ciao al nostro Ciao, Salvatore. Salvatore, amatissimo. Buonasera. Io vorrei dire che sono molto felice di stare con voi. Sì, è certo, con voi también, con voi también. Allora, anche noi siamo molto felici di stare con te, Carlos, e con te, Salvatore. Siamo tutti felici stasera. Tutti, tutti insieme appassionatamente e con una felicità immensa. Grazie Esattamente. Allora, volevo mille. dirvi che in questo tempo il nostro Carlos sta imparando un pochino di più l'italiano perché ogni lunedì ha un appuntamento fisso con gli amici di Telenovelas del Venezuela, giusto? Eh sì, perché hanno cambiato nome, scusate. No, Telenovela non è. novela de Venezuela. Ecco, Novela. scusate, novella del Venezuela, Sì. scusate perché, de Venezuela. Scusate perché hanno cambiato nome recentemente e quindi adesso non me lo ricordavo. E quindi sta imparando l'italiano, sono state aperte in suo onore diverse pagine da una fan in particolare che si chiama Vita, giusto? Che si chiama la nostra amica Vita. Vita. E ha aperto un gruppo, quindi lo trovate innanzitutto sempre su Facebook. E poi vi invitiamo a seguire appunto la pagina di Novelas de Venezuela, proprio perché insomma c'è spesso anche lui che interagisce ogni lunedì un appuntamento per imparare lo spagnolo, per imparare l'italiano. Ecco, questo lo volevo dire. Allora, Carlos, come stai, amor? Che stai facendo? ¿Qué voy a hacer? Yo, ¿qué estás haciendo? Una Allora, ropa. ¿Qué estás Carlos, haciendo, eh? che stas facendo? Hai Pues. visto che lo spagnolo di Salvatore come è proprio fluido? Capo, Sí. Sí, estate spagnolo. ahí. Aprendiendo el español. Yo, bueno, ¿qué he estado haciendo? Pues no he parado, la verdad. Estoy todos los lunes con mis amigos de novela de Venezuela. Pues ahí vamos practicando el español o el italiano y poco a poco vamos entendiéndonos entre todos. Y es bonito eso porque hemos hecho una buena conexión.
Bueno, no internet, porque el internet es terrible acá, pero conexión entre personas y es maravilloso, la magia, cómo podemos hablar un distinto idioma, pero igual nos podemos entender. Sì, allora, dice appunto Carlos che ogni lunedì è ospite di Marco, di Mary e di Anita nell'account appunto Novella di Venezuela e c'è appunto questa connessione, non la connessione proprio, diciamo, di internet, che insomma lì è un po' così, però è una connessione di persone, di amicizia, quindi sono nate tante belle amicizie e lui è molto, molto contento. Allora, la novela Flor de Papa. Hablamos un momento de esto, vamos a recordar de qué se trata, porque es muy importante también. Y hay que decir que, como todos, muchos saben, que es una web novela turística, ¿no? Es la primera y la única web novela turística en todo el mundo. Hemos grabado en 4 continentes desde el año 2010 hasta el 2019. 2020, por obvias razones, frenamos un poco por la pandemia. Y gracias a esta novela, pues llegué también a ustedes, porque aparte de las entrevistas que hago, es un plus como actor y productor independiente. Claro. Allora, dice che è nata appunto la web, questa web novella turistica, è stata girata in 4 continenti, è nata nel 2010 e si è dovuto fermare nel 2019 perché appunto a causa della pandemia. Però pensamos che vamos un poco a regressar, no? La situazione ora sta un pochito mejor, digamos, va mejorando. Bueno, sí. Bueno, ustedes saben que son nuestro espejo porque todo lo que pasa allá, luego pasa acá. Entonces, si ustedes están mejor, es una esperanza a que acá también podamos estar mejor. Sí. Allora, dice Carlos giustamente che noi siamo un po' in Italia, siamo l'Italia lo specchio, perché tutto quello che passa qui poi in pratica passa, succede negli altri paesi, per cui sabes che stava dicendo oggi con Victor Gonzalez che io credo che dipende molto del frio, perché nosotros tuvimos ben 3 picos, no, della pandemia. Uh-huh. E por el frío durante el periodo del invierno, 3 picos. Salvatore lo sabe porque es salvo. Sí, lo sé muy, muy bien. Sí, abbiamo avuto picchi enormi che poi fortunatamente man mano la situazione è andata a migliorare. Poco a poco la situazione va a migliorare. Para ustedes, porque nosotros recién vamos a comenzar el invierno. Claro. Acá es al revés. Ustedes están saliendo y nosotros estamos entrando al invierno. Y sí, pues el año pasado, cuando tuvimos invierno, fue desastroso. Fueron los picos mucho más altos. Agosto, septiembre, fue terrible en todos los sentidos. Y bueno, esperemos que, que esto... Però io penso che la situazione va a migliorare gracias a la vacunas, perché la vacunas è molto, molto importante, perché il vaccino è molto importante. Con il vaccino vanno a diminuire i casi. Esatto. Sì, è importante, e anche la celerità del tema, perché, per esempio, in Chile, che è il mio paese vecino, già la gente di mia età è vacunata. Acá recién vamos con las personas de 70 para arriba. Entonces, hasta que nos llegue a los de nuestra edad, los más chiquitos, tanto Salvatore como Dari, como, bueno, Dari ya se vacunó, pero aló acá en Perú, por lo menos medio año más. Ese es el gran problema. Sí. Pero bueno, la idea es que cuidarnos siempre y estar con la esperanza de que esto va a pasar. Claro. Claro. Abbiamo detto appunto che noi abbiamo avuto i picchi della pandemia durante l'inverno, 3 siamo stati sempre dentro casa, ultimo dell'anno compreso, e loro inizia per loro in questo momento, sta iniziando l'inverno, per cui poi c'è da vedere anche i vaccini, chi verrà vaccinato,
la fascia d'età che appunto verrà vaccinata, per cui c'è da vedere insomma poi come affronteranno l'inverno. Quiero salutare a Acción Videos Films che sta partecipando A entre todos. nuestros amigos. Sì, vamos a A tutti e a tutti. salutarlos. A tutti. Saludos desde Argentina, porque Acción Videos Filmes es de Argentina. Un beso muy grande. Uy, saludos. Cuando. Hoy es el día del obelisco. Saludos hasta Argentina. El obelisco es algo muy importante dentro de Buenos Aires. Es un monumento muy importante. Yo hoy cumplo 85 años. Y es lo que cada vez que voy a Buenos Aires, lo que más me gusta es ver el obelisco en la Avenida 9 de Julio y poder disfrutar del arte, de la comida, de la energía. Un abrazo fuerte hasta la Argentina. Allora, salutiamo appunto i nostri amici argentini e oggi è il giorno dell'obelisco, che è una cosa molto importante, una ricorrenza molto importante per l'Argentina. E quindi ecco, Carlos, tu funste, no? In Argentina también. Dos veces, dos Dos veces. veces, dos veces, il nostro Carlos è Un hombre del mundo. un turista del mondo. Exactamente, un turista Un del mundo. turista Mi del mondo. encanta viajar. Carlos, queremos contar el día en el cual has creado, dicho, inicio con una web novela. Quiero crear una web novela turística. ¿Cómo te salió la idea? Son dos momentos. 14 de marzo de 2009 estaba en la casa de mi protagonista, Claudia Arlet. Estábamos hablando, conversando. Yo me estaba preparando como actor, ella no es actriz, es mi mejor amiga. Y su hermana menor estaba ahí y nos dijo, ¿por qué no actúan? Hay que hacer una escena de pelea de enamorados. Ya, agarra su celular y dice, esa es su novela favorita, La Flor de Papa. La Flor de Papa es una flor de la sierra peruana, pero también es un huayno, que es una canción muy conocida, pero lo dijo en son de broma, ¿no? Entonces comenzamos a subir, grabamos dos videos chiquitos de 1 minuto con su celular, y luego a Claudia, a la semana siguiente por su cumpleaños, le regala un argentino una cámara de fotos. Entonces con esa cámara de fotos Lumix grabamos dos escenas más ese mismo día, cuatro videos. Su hermana lo sube a su cuenta de YouTube porque yo no tenía cuenta de YouTube. Le dije, la número 4 no me gustó, puedes borrarlo y me borró todo. Pero para esto, estos videos habían sido vistos por amigos muy cercanos de acá y de otros países y les gustó la idea, pero quedó como una idea. Tiempo Claro. después pasan los meses y yo no paso un casting de actuación para estudiar frente a la cámara, que es lo que yo quería. Y es ahí cuando decido en esa frustración de que tenía que hacer algo para tener una ventaja. Y me acordé de la idea de la flor de papa. Entonces, pero yo tenía el título y tuve que basarme del título para armar la historia. Y comenzamos a grabar un 18 de enero de 2010. Y ahí comienza toda la magia. Allora, ci sono due momenti. Il primo momento è quando lui stava a casa della sua amica, Claudia, giusto? E, con la quale, insomma, che è la protagonista della Flor del Papa, de Papa, De Papa. scusate, del pa de Papa, il Papa sta da un'altra parte. En Argentina dicen que es la flor del Papa, del Pontífice. E quindi c'era la sorella appunto di Claudia e lui ha cominciato a dire: ma perché non fate non registrate una scena d'amore, magari ecco qualcosa insieme? E quindi l'idea è nata addirittura da questa ragazza. E poi è stata regalata appunto alla sua amica una nella seconda fase, appunto questa videocamera. E tutto nasce appunto da questo regalo perché poi hanno iniziato a pensare di fare appunto questa novella perché la Flor de Papa è un fiore molto conosciuto in Perù, è il fiore del Perù, il rappresentativo del Perù, e quindi loro hanno pensato appunto di fare questo, Este di color. dare questo titolo, di dare questo titolo, il fiore del colore della camicia di Carlos, quindi viola. E, insomma, poi una volta ce lo fai proprio vedere sto fiore, eh? Una vez non sa sapere e sa flore. No te tenía esa parte lo de la flor. Una vez, eh?
Una vez, con nosotros o con los amigos de novelas de Venezuela, ¿Ya? llega con esa Muy flor. complicado porque no la venden. Es más, yo nunca utilicé una flor de papa real. Fue impresión a color. Y lo cortábamos. Y lo más gracioso es que cada Claudia se le perdía cada rato la impresión. Entonces, un capítulo salía así, otro capítulo salía así, otro capítulo salía así. Iba. Pero yo nunca, nunca he tenido una flor de papa en mi vida. Nunca la he tenido. Es de Es la un truco. sierra. Porque es una flor rara. Es una flor de la sierra y yo vivo en la costa. Entonces, es una región Abbiamo distinta. capito tutto. Ma questo también sirve per intendere. Allora, Sì. la flor de papa è un fiore che praticamente si trova nella sierra, invece lui vive nella costa. Allora, per girare durante le riprese, in pratica ha usato un piccolo trucco, diciamo, tra virgolette, cinematografico, e in cui appunto questo fiore appare. Però lui in realtà questo fiore non ce l'ha mai avuto perché è un fiore molto raro che nasce nella sierra. Ves quantas cosas que nos cuentan hoy? Che dicono i nostri amici, Salvatore? Allora, qui salutano tutti Maria Teresa che oggi facciamo gli auguri per il suo anniversario. Vita, Tantissimi vita. auguri, mucho Luisa, amor, Lucia. mucho amor. Allora, Maria Scaggiante, c'è la nostra Lucia che salutano, Roberta Vadori, Vita Giannini, Gigi Martino, tutti che salutano, c'è il nostro Marco Quartuccio, Melissa, Erika. Io vorrei chiederti il casting, no? L'elenco della La grande. produzione. Eccola qua. Ciao. Eccola. Ciao. Auguri, Ah, auguri sì. Carlos. Grazie, grazie tesori. Grazie mille. Buon Grazie mille. anniversario. Dove sta Ciao, Carlo? Maria Sta lì, Carlo, dove sta? Scaggia. No, Carlo sta in Russia. Come stai in Russia? No. Senza Carlo. No. Cioè, Come? Non no, vedi che Russia. sono disperata? Carlo sta in Russia. Non c'è. Temperata. Allora, Beh, Carlos. sì, questo giorno, salvo, sì. Ma ora no. Ora ti è passata la disperazione perché stiamo noi. Aspetta, Ah, Salvatore, che lo beh, traduco sì. per Carlos. Carlos, Traduci, per hoy favore. es l'anniversario de boda de la nostra Maria Teresa. Ya Ah. también la felicitó Víctor. Víctor te ha felicitado. Nosotros te pensábamos ya en fiesta, en ole, ole. Grazie. Nada de nada. Felicidades. Muchas Grazie felicidades. mille, ¿Cuántos grazie a años? tutti ¿Cuántos per gli años? auguri, siete stati tanto carini, grazie. Quanto Avete Senti, reso allora questo quando. giorno ancora più bello, già che è il più bello e il più fortunato della mia vita, perché io lo risposerei anche domani mattina, però con gli auguri vostri è stato ancora più bello, mettiamolo così. Allora, dice Maria Teresa Carlos che ella se casaría mil veces con suo esposo, perché è el hombre de su vita. Oh, mira, qué linda respuesta. Qué linda respuesta. Sì, Está muy sì. enamorada. Y bueno, hoy nosotros pensábamos que ella estaba de fiesta, sí, bailando, cantando, ¿eh? No, porque su esposo está por trabajo en Rusia. Uy, bueno, pero se han podido llamar, por lo menos su videollamada. Sì, ci Ah, siamo bueno. videochiamati, ci siamo fatti gli auguri, ci siamo dati tanti baci, però Vabbè, non è vorrei che non è dire, che qua. quando vi ritroverete, quando vi rincontrate, festeggiate doppiamente. C'è Carlos Mata! Carlos! Hola! Saludos Querido! al signor Carlos Mata. Hermano, hermano Ma mio. comunque vi Ojalá ringrazio, al grazie a mio tutti per gli anniversario auguri anche da stesso. parte di mio marito, vi aspetta presto quando potete, insomma, venire qua, festeggeremo tutti insieme in ritardo, tutti, tutti, Carlos, anche tu, e quindi te speramos insieme Grazie. a todas in Un gruppo. bacio, Maria Teresa. Ciao, Ciao, ciao. tesorino. Grazie, Dani, grazie, Salvo, grazie mille, Gracias. siete stati carini. Ciao, Gracias. tesoro. Quiero Ciao, saludar. grazie. Quiero saludar al señor Carlos Mata, que está ahí conectado. Ojalá algún día pueda entrevistarlo. Soy de Perú y justo estaba recordando cuando estuve una temporada trabajando acá.
en un programa de televisión. En Lima Limón, me parece que estaba trabajando hace muchos años. Sí, Carlos es muy, muy, muy famoso. Es sí. Una persona muy linda y, bueno, siempre muy amoroso, muy adorable. Sí, sí, es una súper, súper persona, realmente. Sí, se lo sé. Y felicidades por todo lo logrado. Ojalá algún día tenga ese currículum. Currículum yo también. Algún día. Sí, algún día. Absolutamente. Es una persona maravillosísima, realmente. Sí, absolutamente. Justo. Voy respondiéndole a Salvatore sobre el caso. Sí, por el elenco, por el elenco. Elenco. Ok, comenzamos solamente dos. Claudia y yo. Sí. Claudia, porque okay. Era la cámara. Y yo el de la idea. Pero dentro de la historia comenzaron actores invitados de otros países porque era turística. Entonces entró un colombiano, luego entró, bueno, peruanos, entraron de una chica de Alemania también, de Venezuela. Realmente uno decía, wow, ¿dónde sale tanta gente de tantos países que me fueron cayendo sin querer queriendo? Y llegó un momento dado, luego de una temporada que fueron 19 capítulos, en la segunda se arma ya el elenco peruano. Y ya cuando comienzo yo a viajar, cada país tiene un elenco. Hay un elenco chileno, un elenco mexicano, argentino. En el caso de Uruguay no, porque yo solamente viajé solo a Uruguay, así que yo sería el elenco nada más. Pero ha sido maravilloso trabajar con tanto talento de muchos países del mundo. Ha sido maravilloso. Allora, lui ha iniziato appunto con Claudia e cast erano loro due in pratica. Poi però hanno iniziato ad entrare ecco, un attore colombiano e altri attori che piano piano nel corso degli anni hanno partecipato a questa web novela. Ma avevi Carlos una storia che tu già avessi scritto o la storia la scriviste poco a poco o stava, non so, stava in tua mente, in tua cabeza? Come fu? O sea, a seconda dell'attore che partecipava, tu hai scritto la storia? Sì, le cose se fueron dando. Primero la idea, che la tenía en la mente. Ahí habíamos hecho las promocionales con Claudia, pero no sabíamos cómo arrancar porque inicialmente Carlos de las Casas iba a ser actor como yo. Pero como no teníamos dónde grabar y estábamos en las calles, en el parque, decía, ¿por qué no aprovecho esto? Y en vez de ser actor, que es lo mismo que soy, ¿por qué no soy guía de turismo? Porque sería buena idea poder promocionar mi ciudad. Entonces, eso fue antes de comenzar a grabar la novela. En una reunión en diciembre, conocí a ese chico colombiano que se llama Cristian, que fue nuestro primer actor invitado. Le comenté de la idea que tenía y me dijo, sí, sí quiero grabar contigo. Y grabamos. Y así poco a poco se fue dando. Entonces, yo la primera temporada me basé en situaciones. Situaciones, situaciones, situaciones. Y ya a partir de la segunda comienza a darse como una historia de melodrama, ¿no? Poco a poco. Allora, praticamente, dunque lui no, in pratica ci sono state diverse situazioni, diverse cose, però diciamo la storia ha iniziato un po' a prendere vita, cioè prendeva vita come veniva registrata, come veniva girata, prendeva vita la storia. E quindi a seconda anche di quello che accadeva, e, insomma, diciamo che si partiva da una storia di base, però poi appunto venivano introdotti gli attori, venivano introdotte varie situazioni. Ecco, questo poco a poco è nata appunto questa Flor de Papa. Allora, ti stanno salutando a chi? Saludos. È stato con Cetta, Maria Mileno, Paola Silvestrini, di salvo perché tu, io ci vedo un po' meno. Luci Anastasia, Cirillo 748, ti saluta Lori di Sarra, ciao Lori, e ciao. The Queen Eugenia Caduzzo, Spain. Senti, una curiosità, no? Durante la produzione, mentre giravi le scene, no? Hai riscontrato qualche difficoltà? Hai incontrato qualche difficoltà? C'è una scena difficile? È stata una scena difficile che
hai incontrato. Sì. Sì. Hay Hola. muchas. Ciao Mary. ¿Cómo estás? Hola Mary, ciao Mary. Allora, Mary, Ciao, facciamo. hola, Hola cara. Carlos. Allora, Ciao. facciamo rispondere un attimo a Carlos la domanda e poi chiacchieriamo Ecco. insieme. Allora, Carlos, ha Ok. sentito lo che Sì, ti ha preguntato perfettamente. Salvatore? Lo intendió perfectamente, Salvatore. Muy bien. Or Parlas muy bien proprio. el italiano. Amor. Napoletano. 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 Ecco, grazie Napoletano. Carlos, grazie, grazie. Ok, sì, han habido momentos muy complicados. A ver, he grabado en cinco países. Y si me baso en Perú, los inicios sí, porque por ejemplo, si grabamos cerca del acantilado, venía Serenazgo, que era de seguridad ciudadana para saber qué pasaba, ¿no? Porque estamos muy cerca al abismo. O, por ejemplo, una escena que grabé con Claudia en la puerta de la catedral, nos peleamos, nos amaqueamos, y acabando la escena tenía gente, policías que decían, si tú no tenías una cámara, te llevamos preso. Porque nos estábamos maltratando por la energía de la escena, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Chile, cuando grabamos en los cerros, las muertes de las chicas fue complicado porque se tuvieron que tirar del cerro con espinas, con vidrios, fue muy complejo. Yo no me daba cuenta hasta que una vez me caigo por accidente y toda mi mano llena de espinas. Entonces sí fue muy complejo. En el caso de Argentina, quedamos en el cementerio Recoleta al mediodía y fue complejo porque pasaban muchos aviones. Entonces había mucho ruido y teníamos que parar para volver a seguir. Y en el caso de Uruguay, grabé, solamente grabé un día, grabé de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, todo el día grabando. Y me regresé a Buenos Aires el mismo día. Entonces sí ha sido, han sido momentos bonitos, pero también un poco estresantes, ¿no? Allora, ha avuto dei momenti abbastanza difficili come quella volta che hanno girato in pratica e lui e Claudia hanno avuto una lite. È arrivata la polizia e gli ha detto che se non avessero avuto quella telecamera l'avrebbe arrestato. Ecco, quindi anche in prisione lo si va il maestro Carlos. E poi un'altra volta invece che è caduto e si è fatto male su una mano perché insomma c'erano tutte spine, c'erano tutti i sassi per terra, quindi si è fatto male. E un'altra volta a Buenos Aires è stato molto faticoso invece, in Argentina, scusate, è stato molto faticoso girare e ha girato per tutta la giornata e quindi poi è ritornato a Buenos Aires perché insomma si era stancato veramente tantissimo. Ecco, quindi questi sono stati momenti in cui è stato un pochino più difficoltoso girare. Allora, Mary, eccola, Mary Grazie. è una delle Ciao. amministratrici della pagina. Scusate, io avevo cambiato nome, prima che me lo ricordo, mi No. avevo Sì, accentuato. abbiamo cambiato nome, sì, un po' per un problema con Novelas, le altre pagine. Novelas deve, no, Novelas Novela de de Venezuela. Venezuela. Sono Sì, anziana. Novela de Venezuela. Sono Sì. anziana, Beh, vabbè. vabbè. Ok, e poi vabbè, lui insieme a Vita Giannini mi hanno fatto anche amministratore della pagina Facebook di Carlos. E per me è un onore perché vuol dire, forse me li merito tutto questa cosa. Grazie Grazie per mille. questo. Noi ci divertiamo un sacco ogni lunedì quando lui viene nella nostra diretta. Vabbè, impariamo lo spagnolo. E adesso Certo. abbiamo la seconda fase, che è un po' più complicata della prima. Ecco, perché Spiegaci meglio, perché è più diciamo complicata della prima? Perché è più la verità. complicata? Allora, la Sì, prima. Aspetta, Mary, ha sentito sì. Carlos? Y mi respuesta Ok, es, tiene que ser así, porque ha cada vez vas capito. avanzando, 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 más Claro. dificultades tiene que haber. Sì, abbiamo più difficoltà perché nella prima fase. Ci aiutava, nel senso ci mandava la frase con il video, con la sua voce e riuscivamo a capirlo. Adesso lui ci manda direttamente la frase con il video, perciò noi dobbiamo capire le parole dal video. Perciò è un Ovvio. po' più complicato. Bello però Però lui dice che all'inizio. io ci sto riuscendo.
lui mi conferma che ci sto riuscendo a imparare lo spagnolo e onestamente mi fa piacere che riesco a imparare lo spagnolo. Però è divertente così, è molto divertente anche, perché lui ci fa, passiamo 3-4 ore insieme, sì, 3-4 tranquillamente, ore, siamo tutti uniti, io, Marco, Anita, poi vabbè c'è anche la nostra, viene, chiamiamo anche Lucia, interviene anche Lucia, sì, che anche lei vuole imparare lo spagnolo, Vita. Perciò ci divertiamo, va? Vita, anche no? Vita Giannini viene... Vengono tutti, cerchiamo di farli entrare perché la pagina è normale, li facciamo entrare. Però ci divertiamo un sacco, sì, con lui specialmente. E allora, questo è importantissimo. Esatto, giochero di Siresto, no? Che è sesta la bellezza di tutto quello che sta passando, no, Carlos? Della unione, come sempre hemos dicho, la unione de persone che stanno tan lejos, tan cerca, no? E si ha creato questa connessione. Sì, y es lo que yo pensaba con la novela, quería unir naciones mediante el arte y el turismo, porque comencé luego de Perú a Chile. Chile porque fue donde comencé a actuar, ¿no? Fui a este festival que me abrió la mente, pero nosotros los peruanos siempre hemos tenido problemas con chilenos. Históricamente hemos tenido problemas hasta la fecha. Y la idea de esta producción era unir naciones y entender que somos países hermanos, que no tenemos por qué pelearnos si podemos estar Exacto. unidos. Esattamente. Allora dice appunto che anche per lui è proprio la bellezza è proprio questa, essere connessi, essere uniti e non c'è motivo di litigare, di litigio, cose così, ma proprio perché la bellezza è essere uniti. Allora vorrei dire una cosa a Marco Quartuccio. Marco, ho capito che Benito Marchetti vuole entrare, sta tranquillo perché lo facciamo entrare. Sì, vabbè, lo facciamo però. Grazie mille. Messaggi. 20 messaggi che ho letto, l'ho visto Marco, entra, lo facciamo entrare, sta sereno. Allora no, perché hai il nostro amico Benito Marchetti che chiede entrare per salutarti, però sì. Stava dando Mary e un momento, abbiate pazienza ragazzi, un momento. Vabbè, calmo. Il mio socio è così, vabbè, la precedenza alle donne, la precedenza alle donne, prima la mujer e después l'ombre. No, anche perché abbiamo spiegato, grazie a Mary, insomma, abbiamo detto che c'è anche una pagina, un gruppo dedicato a Carlos e Mary l'ha spiegato, vi ha spiegato quello che fanno, quindi mi sembrava, cioè, non è che, un momento, Mary sta spiegando, fatela finire di parlare sta ragazza, giusto Mary? Grazie. Poi, grazie. Oggi è un'emozione, oggi è stato... tutta un'emozione, no, poi, prima con Victor, adesso con Carlo. Okay. Poi Mary, aspetti sotto casa Marco, capito? Glielo spieghi bene. Sì, sì, no, non c'è problema, poi glielo spiego io in privato, glielo spiego io a okay, Marco, non c'è problema, glielo che spieghiamo miedo, che in privato. Pure Marco, pure Marco. Hai capito? Sì, tutto, Marco è molto Marco. Carlos, ¿has entendido todo, amor? Sí. Okay. Solamente puedo decir algo, Marco. Sí. Me dio gusto conocerte. E quindi niente, noi ti salutiamo, carissimo Marco. Ciao, il testamento. déjame tu casa para tener casa en Nápoles. Allora Mary, grazie per essere stata con noi, ti mandiamo un bacione. No, grazie a te, grazie a voi che mi avete invitato prima nel live di Victor e adesso anche con Carlo. Oggi un'emozione forte. No, ma grazie. Anche perché, grazie perché ci appoggi sempre, ci retweeti sempre, ci reposti sempre, quindi grazie mille. Devo dirti solo una cosa, che grazie a voi sono entrata in un mondo fantastico, che mi state facendo conoscere tanti attori, grazie a voi ho conosciuto anche Carlos, adesso ho conosciuto Victor, perciò perché non appoggiarvi? Siete i migliori per me siete anche unici. Grazie, grazie. Un bacione grande. Ciao. Noi ci vediamo venerdì, perché lunedì non c'è il live, ma l'abbiamo venerdì, perciò ci vediamo venerdì. Ho ancora... del tempo per studiare la frase. Ferma! Studia, però studia.
Lei è studiosa? Sì, e ferma. Sì, fermi tutti. Cosa? Fermi tutti. A che ora venerdì? Allora, venerdì allo stesso orario, sempre alle 21:30, quello è l'orario prestabilito con Carlos. Ok, quindi sempre nel canale Instagram di Novela Venezuela, giusto? Novela de Venezuela. Fermi. Lui è impegnato questa settimana, abbiamo, lui ha chiesto se potevamo spostare il live, abbiamo detto sì, okay. Lo spostiamo perfettamente per venerdì. Fermi. Fermi. Okay. Venerdì alle 21:30 tutti, e dico tutti, nel live di Novela Venezuelane con la nostra amica Mary De Matteis, con Carlo Sambro, con Marco Quartucci e con Anita. Non dovete mancare, quindi seguite questo live. Lo vogliamo dire, Mary? Seguite questo live. Seguiteci, perché prima di tutto imparate lo spagnolo insieme a Carlos, ma poi vi divertite un sacco, perché siamo sì, tutti e quattro pazzi. Ecco, siamo dei pazzi, tutti e quattro. E il divertimento con loro è una garanzia, ragazzi, eh? Quindi seguiteli alle 21:30. Venerdì, mi raccomando, preparatevi già la cucina dalle 4 del pomeriggio, pulire, eccetera, eccetera, che poi alle 21:30, distesi sul divano, nel live con loro, ecco. Sì, sì. Grazie. Ciao, America. Grazie a voi. Ciao. Un bacio, ciao. Allora, Nurzi dice, Dalia, ogni riferimento è puramente casuale. Io non ho capito, Raffi, però. Non ho capito a che ti riferisci. Riferimento a che? Che avrò detto? Non lo so, che avrò detto? Qualcuno che ammazza qualcuno? Oddio. Non lo so. Allora, facciamo entrare Benito. Sì. Vediamo. Benito. Benito non c'è, quindi... Marco, Benito però non c'è. Marco, chiama Benito. Marco, se ne Marco chiama Benito. No, Marco già è andato via, diciamo. Marco, l'ultimo dia. È l'ultimo dia, sì. Allora, Marco. Allora, noi abbiamo parlato fino adesso di questa proprio tua telenovela, no? Che ti ha permesso di conoscere tantissimi attori, anche famosi, perché sei stato anche a Televisa e io vedo spesso la tua foto con Roberto Vander, che è una persona deliziosa. E che salutiamo, tra l'altro, con tanto affetto. Sì. Sì. Justo ayer nos llamamos por teléfono, justo ayer, con Roberto. Roberto è una persona veramente stupendissima. E quindi, non so, chi fra tutti questi attori, Roberto Vander sicuramente per primo, ti è rimasto nel cuore? Chi è entre todo sesto attore se ha quedato in tuo corazon por algo che ti ha dato por la calidez? No sé. Algo así. Es una pregunta muy compleja porque he conocido a muchas personas. Sí. A ver, rápidamente, Roberto Vander es mi padrino en la actuación. Es un gran amigo, okay. Es una persona que siempre desde que comencé en esto de la actuación, él siempre me ha aconsejado muy bien, hasta la fecha. Tenemos esa amistad, sí. ese respeto y esa complicidad y siempre le voy a estar agradecido. Y a veces me parece, por ejemplo, ayer nos llamamos por teléfono y a veces pienso, ¿no? A pesar de que yo tengo mi carrera hecha, digo, wow. Él que lo veía de niño en las novelas, ahora es amigo mío y nos llamamos por teléfono. Es algo normal, pero a la vez me siento como fan. Y es maravilloso. Roberto es una persona que ha marcado mi vida. Hablamos, por ejemplo, bueno, Arturo Peniche fue el que me lleva a Televisa, que siempre voy a ser agradecido con él, que fue muy amable, me trataron como rey en Televisa. Cecilia Gabriela, que es una actriz muy conocida también, que es amiga mía. Estamos hablando, a ver... Ha trabajado con Edith González. Exactamente. Kenia Gascón también, que es mi mamá en la novela, que es una de mis grandes amigas, que nos llamamos una vez por semana y hablamos. Y también digo, wow, no puedo creer que ella, la que vi de niño, ahora es mi amiga y es maravilloso. Sergio Saldívar, que también lo conocí por redes y me invitó al teatro.
he tenido muchos amigos actores que me han invitado a comer, al teatro, me han llevado a mi casa, ahí en México, y digo como que, wow, qué bonito es esto. Pero no quisiera mencionar tantos nombres, porque ahí si se me olvida uno, después la canción, pero no, estoy no, muy, no, muy, sono molto felice, la verdad es que de todo lo he vivido. Allora, lui ha conosciuto sicuramente tanti attori, no? Anche a Televisa. Roberto Vander, diciamo che è stato proprio il suo maestro in questo, della recitazione, quindi lo considera proprio sì, un maestro, il suo maestro. E con lui ha un bellissimo rapporto, si sentono spesso. Così come anche Cecilia Gabriella, che lui appunto sente molto spesso. E ecco, potrebbe anche citarli tutti, sono tantissimi, per cui ecco, magari preferisce non nominarli tutti, però sono tutti attori che gli hanno dato veramente qualcosa in più. E poi, insomma, lui Kenia. è stato anche... Y Kenia Gascón, che è mia mamma nella novela. Che sia Sì, sido e quindi ecco, appunto, lui ha veramente conosciuto tantissime persone. Dimmi, y dimmi. Carlos Cámara también, que está. Saludos a Carlitos Cámara. ¡Hola! Fue un placer conocerlo a ¡Carlos! través de la entrevista que le hice hace unos meses. Un gran ser humano. Fuerte abrazo, querido amigo. Hola Carlos, salutamos también a nuestro queridísimo amigo Iván Dukin, que es Hola, Iván. una Y saludos a Iván persona también. Sí, ha che è un intervistato. chico adorabile, adorabile come tu, Sí, io muy dulce. con mia Hola, edad Roberta. io los considero mis niñitos, mis chicos, no? Gracias. Soy No, yo soy el grande. consentido, ¿eh? Yo sí soy el consentido. El Sí, el oficial. El consentido. oficial. Allora, vi spiego una cosa. Io e Carlos ci facciamo le videochiamate alle 8 della mattina. A me mi mancano i bigodini in testa, in pigiama. Allora, aspetta, perché lo dico a Carlos. Nos Carlos, hemos se visto en poi... pijama los dos. Nos hemos visto en pijama. Ecco, lui in pigiama perché sta per dormire, no? E quindi per lui sarà l'una di notte, eccetera. Sì. Io proprio, allora, con la tazza del latte e caffè così davanti, parliamo, ridiamo. Ecco. Ecco. Io in pigiama, È in pigiama. mostruosa la mattina. Io voglio dire una cosa, io vorrei dire una cosa, hai confessato il peccato, ecco perché a mattina alle 8 non mi rispondi più e mi rifiuti sempre la chiamata, ecco con chi mi tradivi, Lo vedi, lo vedi? No, si però sono i sporca festivi. la... No, con lui sono la domenica. Carlos, Salvatore si sta enojando perché dice perché che non hablo con él a las 8 de la mañana, perché hablo contigo. Porque, Una escena de celo. perché no sei celoso, Muy celo, muy no sono celo. celoso, Yo me voy a adesso. la separación, yo me voy a la separación. Yo divorcio, yo Oh. divorcio. Escucho, Bueno, busco quitali una togli. mujer. Allora, vogliamo salutare anche i nostri amici di Radio Napoli 081. Hola, Saludos, Maria ciao. Pita también, Che Anna c'è? Caroli también. Allora, Andiamo. Vittoria Farinarola. Ok, intanto vediamo di fare, aggiungiamo, eccolo qui. Benito, Il che voleva nostro zucchero. salutarti. Sì, che voleva salutarti. Ecco, il Ciao, nostro come stai? zucchero. Ciao Carlos, sono Benito, abbiamo parlato prima su Instagram, ti ricordi? Sì, justo stavamo parlando e tuve che entrare Hai al visto directo. i video di Zumba che io ho fatto la diretta oggi pomeriggio, che era una prova tecnica perché su Instagram non l'ho mai fatta. Allora, per capire come funzionava, l'ho fatta oggi pomeriggio perché poi la farò martedì pomeriggio un'altra volta. Se vuoi intervenire pure tu in diretta, vedi, diciamo, le coreografie, cose così, così parliamo pure nella diretta. Stavo dicendo perché Aspetta che deve io... tradurre, aspetta che deve Ah. tradurre. Allora, Carlos Benito dice che hanno parlato oggi alla Sì. tardi con Instagram e il Benito va a fare un live también el martes dove va a dare le lezioni di Zumba. Zumba, sì, mi De hijo. Zumba. Sì. Sì, mi E hijo, y le si había escrito chiede de... se...
Y si quieres participar, él estaría encantado si tú quisieras participar, si quisieras estar Justo con él en las lecciones de habíamos Zoom. hablado, porque justo esta semana se me complica todo. Le había justo escrito, le había explicado, pero me dijo que me quiere entrevistar y le agradezco y que pase esta semana y coordinamos con, más que encantado. Pero esta semana sí estoy. Mañana no voy a estar con los chicos de novelas de Venezuela, se me complica muchísimo. Ya hablé con Anita. Así que nos vemos el viernes. Así Ok, que allora vamos a coordinarlo. questa settimana lui ha veramente molte cose da fare, poi magari spieghiamo anche il perché. Vamos después, ¿no? En un ratito a explicar por qué tiene tantas ¿Perché? cosas da fare. Perché non è vero. Però ecco, magari la settimana prossima, sì, questa settimana infatti non farà neppure il live il lunedì, domani con i ragazzi, lo farà il venerdì perché appunto ha molte cose da fare. Sì, me Sì. l'ha detto, infatti. Poi quando può, la vede, interviene anche lui nella diretta. Daria, vieni pure tu nella diretta se la riesci a vedere, mi fa piacere. Certo, se non abbiamo l'intervista, sì, però ricordamelo, tanto ci mandi un Sì, messaggio, magari anche lo dico. perché i ragazzi che seguono, ci sono dei ragazzi che seguono le telenovele, che sono di Napoli. Non sono Sì. proprio fan come noi accaniti, però alcune telenovele le hanno viste. Quindi Certo. alcuni attori li conoscono, quelli più principali in Zoom, poi altri ne vedono un po' così, però non è che sono proprio, però le hanno viste le telenovele, questa è la cosa importante. Assolutamente. Certo. Allora, dobbiamo fatto entrare un momento di Ora pazienza. Sei andato pure via, ma cosa? Stai lì un momento, fa finire parlare. C'era Marco che perorava la tua causa. non Fate entrare Benito. Mi ha Che ti chiamato dico? prima Marco. Marco se n'è andato, non ritorna più. Marco se n'è andato in ordine. Al treno delle 7:30 senza Va lui, il cuore di metallo bene, senza Benito. Allora ti salma. mandiamo un bacione. Ciao. Ciao, tesoro. Ciao, ciao. Grazie mille. Forte abbraccio. Ciao, prego. Ciao, ciao. Grazie mille. Che ti dico? No, non entendi l'ultima parte. Che ti dico? No, ha detto che lui appunto dà queste lezioni di Zumba su Facebook e su Sí, Instagram. lo tengo en Facebook. Sí, lo tengo y Ok. le escribimos y le dije de que coordinamos, porque esta semana sí se me complica. Me dijo lo del Esatto, martes. no, lui decía solo esto che va a dare estas lecciones de Zumba e che le hubiera encantado tener time con él haciendo Zumba, yo quiero Ah, no, verte así no mientras. suma, no. Eso sí Sí, no se ha hace. detto, Lo más que es cantado, esto, hablar, pero bailar, no, no, no. A mí me es gusta el Zoom. ¿cómo va Me bla? encanta el No, Zumba, pero presencial, pero virtual no me gusta hacerlo. No es mi onda. Pero igual, no, más que encantado de estar ahí, poder conversar y platicar. Pero no me hagan bailar, por favor. Eso sí, no. Eso sí, te pido. sí, yo No igual, imprimir. cariño, yo igual, yo igual, yo igual. Allora, Carlito. vogliamo salutare solo un attimo, Vincenzo Bocciarelli, fanpage. Ragazzi, noi abbiamo cominciato a seguirvi oggi, quindi voi ci avete seguito, non sapevamo della pagina, però abbiamo cominciato a seguirvi oggi e vi mandiamo un grandissimo bacio e abbraccio e rimaniamo in contatto perché noi Vincenzo adoriamo il nostro Bocciarelli. amico Vincenzo Bocciarelli, che è adorabile, che abbiamo intervistato nel nostro programma, come voi sapete bene. Quindi è veramente una persona carinissima. Allora, vediamo. Non vedo. Ok, non lo vedevo più. Pensavo che ci fosse ancora il nostro Carlos. Allora, Allora, di. c'è un messaggio per il nostro Carlos che sta qui. Todo lo mejor para ti, Carlitos. Lo dice Mapiga Velan. Ah, mi sobrina, María Pía, Ah! es mi sobrina. Oh, la Sobri de Carlos. Ya soy tío, ya Sobri. soy tío. Mi sobrina de Allora, 5 Carlos. Senti, Carlos, anni. Diamo la salute, no? hai una notizia molto importante Sì, che tenemos che dar. devo Allora, dare.
Dunque, Carlos, nelle nostre ciarle mattutine davanti alla tazza del caffè in pigiama, Carlos mi ha dato questa bellissima notizia che voleva condividere con tutti voi. E io credo che sia un passo molto importante nella carriera di Carlos, che riconosce il suo lavoro. Adesso lascio la parola a lui perché lui vi dirà quello che una cosa bellissima che, insomma, che veramente sta accadendo. Carlos, tu hablas y yo traduzco después. Adelante, okay. Amor. En primer lugar, sono molto felice di stare con voi. Hay algo que quiero comentar de manera exclusiva con mis amigos de Italia. Pensé primero en ustedes porque son los con los que tengo mucho afecto. Estoy constantemente en comunicación y tenía que ser en mi amor novelas, news, porque fueron los primeros de darme la oportunidad de llegar al público maravilloso de Italia. Che tanto quiero. Allora, lui ci ha voluto dare in esclusiva questa notizia, questa primizia che lo riguarda, perché ci vuole veramente tanto bene e noi ne vogliamo a lui. E dato che siamo stati i primi che abbiamo iniziato questa amicizia e siamo stati i primi che abbiamo fatto un live con lui. E quindi ecco, vuole dirlo appunto qui con noi e vuole farvelo sapere a tutti voi. Muy bien. Bueno, la noticia es la siguiente. Dos puntos. Bueno, tengo la fortuna de haber sido convocado a una plataforma mexicana llamada Deflect, donde en el mes de junio, a partir del mes de junio se va a poder transmitir telenovela La Flor de Papa. Allora, lo traduco en italiano. Dunque, è stato contattato da una nuova piattaforma messicana, poi noi vi faremo vedere lo screen e il nome anche della piattaforma. È stato contattato da questa piattaforma messicana e lui ha firmato un regolarissimo contratto e praticamente da giugno verrà trasmessa la sua web novela La Flor de Papa. Ecco perché noi questa sera abbiamo voluto ricordare di che cosa si trattava, come era nata La Flor de Papa e soprattutto abbiamo voluto, insomma, essere vicino a Carlos in questo momento così speciale per lui e noi lo ringraziamo perché ci ha dato questa primizia. Carlos, sì, estoy muy emocionado porque es la única producción extranjera dentro de la plataforma, es una plataforma 100% mexicana y la única novela que se va a dar es la mía. Así que sono molto felice por todo lo que está sucediendo. Esta plataforma están muchos artistas conocidos mexicanos que han hecho novelas, que han hecho programas de entrevistas, que no puedo mencionar debido a, bueno, por cosas, no puedo mencionar quiénes son, pero son personas muy conocidas. Y dentro de esta plataforma, pues, hay talk shows, hay unitarios, hay stand-up, hay shows cómicos, obras de teatro, conciertos, cortometrajes y, bueno, la única telenovela es La Flor de Papa, que ya de ser web novela avanza a telenovela. En una plataforma que, sin duda alguna, siendo 100% mexicana, es algo que siento que va a ser un suceso. Allora, lui è molto orgoglioso. Perché questa è l'unica telenovela, l'unica web novela che è anche telenovela, che verrà trasmessa appunto su questa piattaforma. Ci saranno nomi importanti che non possiamo dire, io li so sì, perché Carlos se me lo dice. E quindi ci sono. E quindi però su questa piattaforma verranno trasmessi film, show divertenti, commedie, insomma è una piattaforma veramente che sarà molto ricca, cartoni animati, insomma ci sarà un po' di tutto e la sua è l'unica telenovela che viene trasmessa, quindi diciamo che da web novela è passata proprio a telenovela e questo per lui è un grandissimo motivo di orgoglio e di felicità, ecco. E nosotros estamos super felices con questa notizia, contigo e con tutto lo che sta realmente passando. A chi te stanno dicendo
Muchas cosas lindas. Felicitaciones, grazie. Carlos. Te quiero mucho, il nostro Jorge. Marco. Jorge dice bravo. Jorge dice grazie. Bravo. Paola Silvestrini, bravissimo. Vita Giannini, bravo. Mattia dice eres muy feliz para ti. Muy feliz. Grazie. C'è la Anna Caroli, bravo. E c'è Carlos, Carlos Camara che saluta. E hola Carlos, mua te quiero. E, allora, io te dico che estamos muy feliz por esta noticia. Però sabes que nosotros te vamos a apoyar siempre. Ay, gracias. Apoyar, gracias. Sí. Por eso mismo quería hacer esto, este anuncio con ustedes, porque me parece que estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por mí desde que nos conocimos. Y yo nunca... ¡Uy! ¡Hello! Hola, Carlos. Solamente para saludarlos, para saludarte a mi papá, vivo en Perú. Gracias. Tú, me encanta lo que haces. Soy un televidente más en estos momentos, un oyente, aliándolos a todos. No interrumpo, solamente quería felicitarlos. Gracias, a ti, hermano, por la novela, esa plataforma maravillosa. Dios te bendiga, querido, que viva el Perú y que sigas adelante. Gracias, amigo. Gracias, qué bonito. ¡Chao! Ni me miras, ni una palabra. Ni me miras, nada de nada, Carlos. Carlos Cámara, estoy hablando contigo. Wow. No te oí, perdona. He dicho que ni me has saludado, me has ignorado completamente. No, en este caso sí, los hombres fueron primero que las damas. No puede ser, Salvatore. No, me van a colgar como a Mussolini. No quiero eso. He preparado io mangiando. Mangiato? Bello. Wow, che rico. Wow. Provecho. Yo también te quiero. Oye, ¿puedo hacerle una pregunta a mi amigo claro, aquí? Es tu casa esta también. ¿Puedo hacerle una pregunta a mi amigo aquí? Sí, claro, es tu casa. A ti, papá, Carlito, ok. Ok, no me la contestes si quieres porque sé que es un poco embarazoso, pero tú sabes que yo vivo informado de todo lo que pasa o trato de informarme de todo lo que pasa. Uh-huh. ¿Crees tú que el Perú vaya a votar por el chavismo? A ver, te voy a contestar como peruano. Dejo de lado al artista. Yo creo que el Perú debe de votar, bueno, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, de estar atados de manos y pies, por algo mucho más consciente para las futuras generaciones. Y espero de todo corazón que quieran que el Perú avance y no retroceda. Y es depende de nosotros eso. No retroceder, sino avanzar y estar unidos, no al odio, ¿sí? A crecer en conjunto. Allora, déjame traducir, me dejen traducir. Perdón, mi orador interno, mi orador. No, Carlos se sabe por qué lo digo. Yo te amo, Carlos, lo sabes. Carlos Cámara, yo te quiero con todo mi corazón. Allora, Carlos Cámara ha fatto una domanda molto che riguardava appunto il Perù, che in questo momento sta vivendo un momento molto particolare, e ha chiesto insomma se quello che accadrà insomma in Perù con le elezioni. E il nostro Carlos Ambro, dico anche il cognome perché così li identificate, se non ci si capisce più niente, e ha detto che la cosa più importante in questo momento è che tutto il paese sia unito per avere un cambiamento vero, per avere la possibilità di andare avanti e non di retrocedere. Questa è la cosa più importante, di essere uniti per poter cambiare.
Quindi questo è quello che lui sente proprio come, no? Proprio dal profondo, senza magari voler scendere proprio in Nei dettagli dettagli. sulla politica, però è molto importante questa cosa che ha detto appunto Carlos, perché il Perù sta vivendo un momento molto molto difficile. Lo so. Carlitos, Carlitos Camara, Carlitos Camara. Carlito! Aquí estoy Ok. oyéndote. Ok, ya me voy. Ya me corrieron, papá. Oye, solamente quería saludar aquí a Carlos. Está bien, entiendo que quisiste decir que claramente, aunque no lo dijiste, fue porque el Perú tiene que seguir siendo libre y tiene que seguir siendo un país democrático. Dios te Exactamente. bendiga. Quiero mucho a los peruanos. Te quiero mucho, mi querida Dari. ¡Salvatore! Carlos. ¡Chao! Ciao amigo, ¡No, gracias. debemos Cuídate. al final! ¡Papá! Bueno, pórtense mal para que les vea bien. Éxito, papá, éxito. Bye, bye. Cuídate. Chao, Gracias, Carlos. Carlos. No me voy, no, no me quiero ir. Io penso Imagínate che qué la tal persona più honor. straordinaria esistente sulla faccia della Sí. terra, Qué Carlos. tal honor, qué tal honor tenerlo en el live, la verdad. Gracias, gracias por el detalle, Carlos. Sabes que también se le quiere. Tuve un acercamiento muy fuerte con él cuando lo entrevisté. Me contó muchísimas cosas. Investigué mucho de él. Y lo más bonito fue que me dijo que la entrevista que le hice le gustó mucho y que su mamá también lo disfrutó. Y eso para mí es un honor. Sì, allora Argenis, perdono, non lo vedo molto bene, non sé, non lo stavo vedendo. Jorge dice lo massimo, tu dove sei lo massimo, Carlos Entonces para Camara. Carlos Cámara. Allora, te queremos, bueno, había visto una. Ah, sí. Saludos de Venezuela. Argenis dice saludos desde Venezuela. Tenemos mucha gente de varias partes del mundo, ¿no? Esta es la cosa muy linda, creo, ¿no? Sí, es lo mágico. Y como le Sí. decía, bueno, hay algo muy interesante que dijo Carlos. Has dicho todo y a la vez no lo has dicho. Es una manera también de decirlo, una manera indirectamente, pero dando en el objetivo, ¿no? Y este postulante es docente. Yo soy docente. Y yo a mis alumnos les enseño a no odiar, sino a crecer en conjunto. Y es lo que necesita Absolutamente. no solamente el Perú, necesita todo el mundo, tratar de avanzar, evolucionar y más con esta prueba de la pandemia. Porque esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor. Y hay que tratar Sí. de reconstruir todo lo que hemos padecido. Allora, lui dice che appunto questa pandemia ci ha permesso anche di ricostruire tutto quello che avevamo. E quindi ecco, per lui è anche un docente, quindi un insegnante, e questo è molto importante da trasmettere ai ragazzi e da trasmettere agli altri, appunto, ecco, ricostruire tutto quello che si può ricostruire, per poter andare avanti, avanzare. Quindi credo che non si potrebbe tenere un messaggio más lindo e más profondo di questo, Carlos. Porque lo siento, a mí No? cuando hablan de mi tierra, duele, duele lo que está sucediendo, más la pandemia, y el 6 de junio es la fecha crucial, y si llegamos a esos extremos es porque tal vez queremos un cambio, pero hay que entender qué tipo de cambios queremos, ¿no? Si te Claro. vas al extremo, es algo que a la larga nos puede afectar a todos y no queremos repetir historias de otros. No. Allora, appunto, dice che il Perù ha la necessità di un cambio, ma che non deve ripetere la storia di altri paesi, e quindi il cambio è necessario, però appunto sempre con libertà, ecco, e democrazia, basandosi su questo, no, Carlos? La cosa Sì. più importante.
Allora, noi siamo con nosotros estamos super felices de la noticia que nos ha dado. Te agradecemos muchísimo porque nos ha regalado esta primicia después de este tiempo, casi un año, ¿no? Que nos conocemos, Carlos. Sí, casi. Han pasado muchas cosas, wow, ¿no? Sí, demasiadas cosas. Jamás pensé acabar en Italia a través de lo virtual y pues conocer a gente maravillosa como tú, como Salvatore, como todos los que se dan el tiempo de ver los vivos, ver mis historias, mis TikToks, comentar esta página de Carlos Sandro Italia, que la verdad es que les agradezco por el tiempo que se dan en hacer muchísimas cosas y sono molto felice de estar con voi, siempre. Y nosotros también de poder compartir tu felicidad, de poder compartir este momento tan importante de tu vida y de tu carrera también. Y bueno, es un pequeño pasito adelante. Pasito, ¿no? Pasito. Pasito, 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 porque se va construyendo todo. Es así, ¿no? Sí, esto definitivamente es un antes y un después. Para mí es un crecimiento muy grande. Es una plataforma que siento que va a ser muy conocida como otras que hay en el mundo. Y lo más bonito es que es una plataforma mexicana. Y para mí que he crecido viendo novelas mexicanas, siendo peruano, tener esa oportunidad en México es lo máximo. Es un sueño. Allora, Marco Guartuccio, Marco te dice, Carlos, nos vemos el viernes. Venerdì. Tu sobrinita dice te queremos y te admiramos. Gracias, Mari. Lo dice también Ana, nuestra Ana Caroli, Ana. Porque todas tenemos mucho, mucho cariño. Gracias, mille. Y Carlos ha dicho appunto que es muy orgulloso de far parte de este proyecto porque seguramente esta plataforma crecerá, diverrà importante como otras plataformas que, insomma, siamo, al momento siamo magari più abituati en questo momento a vedere, perfino yo le so usare. E quindi è importante appunto per lui perché passo passo sta costruendo un'altra parte della sua carriera, per cui non avrebbe mai pensato, dopo il nostro primo live che c'è stato quasi un anno fa, di poter arrivare in Italia. Quindi questo lo rende molto felice perché ecco appunto è arrivato in varie parti del mondo. E soprattutto molto orgoglioso appunto che questa piattaforma sia messicana perché lui ama tantissimo il Messico, è cresciuto con le telenovelas anche messicane, per cui ha un grande affetto per tutto quello che riguarda questo paese. Sì, allora, la Carlos. Pagina, pueden por favor seguirla, sta in Instagram, si chiama, lo voy a anotar ya, a ver si se puede Escribilo. Leer, se llama Diffic. Ahí, ahí okay. El detector, el ahí está, esa es la página, Diffic. Ahí, y la inscripción es gratuita, es diflect.mx, y a partir de junio, exactamente no sé qué día de junio, pero en junio comienza a transmitirse la Flor de Papa. Ok, perfecto. Da junio parte Flor de Papa, tutti a guardare questa bellissima telenovela, noi dobbiamo essere tutti lì a guardare questa bellissima telenovela, e ad appoggiare, appoggiare sempre il nostro querido amico Carlos Ambro. Grazie, Carlos. Tienen que verlo ahí. Grazie. Ya no hay nada en YouTube. Ya no hay nada en YouTube. Todo está en Diffic. Okay. Allora, nosotros te seguimos compartiendo, seguimos viéndote, siguen la nuestra amistad, claro. Y bueno, quiero dar la próxima cita al próximo pasito adelante que va a ser tu carrera. De todas okay. maneras, muchísimas gracias. Y bueno, a cada uno de ustedes que se dan el tiempo de ver, de escribir, de comentar, de likear, para mí, trato de responderles a todos. Me doy el tiempo para todos. Esta semana que se viene voy a estar un poco complicado de tiempos y tal vez va a seguir así más adelante. Así es la vida, pero nunca me voy a olvidar de ustedes. Vamos a seguir en contacto siempre y nunca dejen que nadie les diga que no, porque los sueños sí se pueden hacer realidad.
È l'unico che può essere. Allora, Carlos ci lascia con questa frase: non permettete a nessuno di dirvi che non è vero, che non si può, perché i sogni si possono realizzare. Lui questa settimana avrà insomma tantissime cose da fare, però continuerà sempre l'amicizia con tutti noi, con tutti voi, e continuerà. Vi ringrazia tutti, uno per uno, per tutte le cose che gli chiedete, per tutte le cose che fate, e quindi è molto molto appunto felice di avere con voi questo rapporto, e quindi ecco, anche se questa settimana sarà un po' meno presente, però lui insomma ci sarà sempre e vi ringrazia, ci ringrazia tutti quanti di cuore. Allora, un abbraccio grande, Carlos, te queremos mucho, tú lo sabes. Yo ustedes, No, ciao Carlo. Carlos, nos vemos al prossimo desayuno. Sì, de todas maneras te llamo para molestarte. Oh, nunca me molestas, te quiero. Ya, ya. Ciao, amor. Ok, dale, Ciao bacio. Carlos, Carlos, Grazie a ciao. todos. Ciao, Grazie a amor. todos. Ciao. Grazie. Allora, e noi dobbiamo ricordare un appuntamento importante. Allora, ti interrompo soltanto un attimo perché non so se c'è ancora, ma Raffi. Allora, Raffi, non so se c'è ancora, vediamo. Sì, Nuraffi, oddio. Allora, Nuraffi mi diceva, mi ha detto se avevo detto una frase, non so nemmeno quale frase, riferito a Gianni Yaman. No, guarda, non so nemmeno di che me parli, Raffi, perché me l'ha scritto qui con una cosa con una fan. Io non so nemmeno di che me parli, quindi volevo dire che se avete interpretato male una frase che ho detto, non so quale frase è, ma io non mi riferivo a Gianni Yaman. Questo volevo essere proprio chiaro, perché non mi riferivo proprio a nessuno. L'ho detta parlando con il nostro Carlos, sicuramente, ma Commedi. non c'ho nessun altro riferimento, e soprattutto non so nemmeno quello che è successo, quindi, perché oggi pomeriggio abbiamo lavorato, cioè ho lavorato, vabbè, ad altre cose, ad altre, insomma, copioni che stiamo preparando con Salvatore. Quindi non lo so. Ecco, volevo essere chiaro su questa cosa, perché tante volte Appunto, magari appunto. può succedere che cioè, mi fanno di cose che non è vero, ecco. Volevo dire questa cosa. Infatti. Intanto vi raccomandiamo sempre di seguire i nostri social, Facebook e Instagram, perché arriveranno tante cose. Ci sarà il live con le maitine e poi c'è un'altra cosa che vedrete in questi giorni, una cosa che nessuno, nessuno, e dico nessuno, Si potrà aspetta. mai immaginare questa sorpresa. Arriverà proprio. Sì. Stavolta sì, proprio una di quelle botte proprio fortissime, credo. Ok. Quindi preparatevi perché in questi giorni ci sarà una carrellata di promozione. Sì, assolutamente. Quindi restate Quindi. con noi. Ah, vi volevamo dire che ci siamo accorti che i video non restano nella pagina principale. Non so perché, qualcuno, aiutateci, perché non lo so. Però quando li andiamo a salvare, in pratica non restano nella pagina, nell'account principale, nella schermata principale che vedete, ma i video li dovete cercare sul simbolino dei video. Restano lì, non mi sono cervellata a capire, ma non so perché. Qualcuno di voi ci può aiutare per a farci capire come si sposta? Eh? Aiutateci. Aiutateci, vi prego, aiutateci, dobbiamo Io ho spostare fatto questi aiuta. video. Io già è tanto che non faccio crollare tutto Instagram, perché cioè io TikTok, vi dico che TikTok, Salvatore ci ha provato con tutto se stesso, io non lo so usare. Secondo me imparerai quando ci vedremo da vicino, guarda. No, No, sono incapace, non lo so no, usare. guarda. Non lo so TikTok. No. Quindi, Detto vabbè. ciò. Allora, vi auguriamo la buonanotte a tutti quanti. Grazie di essere stati con noi. Ah, ecco, vedi, no, Gigi Lucia. Ah, raga, ora solo lì si mettono, tipo le dirette. Ah, quindi vanno lì. Lucia già ci ha aperto tutto il mondo, vedi la gioventù. Figlia mia, quella figlia mia proprio, ormai, ecco. Allora, intanto io voglio dire una cosa.
Ringrazio Lucia, ma non perché è mia figlia, Lucia per l'incontro di ieri. Lucia ieri mi ha contattato, mi ha detto: guarda, mi trovo vicino a casa tua, quasi a pochi chilometri, siamo qua, se ti va di salutarci, perché mi trovo con Benito e con Marco, raggiungici. E io ho lasciato tutto e tutti per salutare, per stare un po' con loro, e ho trascorso un'ora con loro, veramente di gioia. Questo sono veramente tanto tanto felice, quindi ringrazio lei che mi ha contattato, ed è una cosa molto 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 bella, quindi grazie. Speriamo, io vi voglio lasciare così, speriamo che questo incontro che dovremmo realizzare arrivi quanto prima, perché veramente abbiamo un desiderio forte di rivedervi tutti e di conoscere anche le persone che non conosciamo, da vicino, e nemmeno diciamo attraverso i profili Instagram, perché molti non hanno delle foto. Alcuni abbiamo verificato che sono veri, perché comunque c'è stato un contatto anche vocale, quindi non erano fantasmi. E quindi incrociamo, qualcuno ha mandato anche la foto per vedere, sì, sono io in persona, chi ha mandato il video come l'altro giorno, carinissima lei, timida. E quindi speriamo che arrivi quel giorno in cui tutti noi, anche con la distanza, anche con la mascherina, non importa, potremmo conoscerci, ecco. Però magari stare un po' più liberi, vaccinati, dice, e via, dice la nostra Anna Caroli. Caroline. Dice che presto ci riabbracceremo. Senz'altro. Noi vi lasciamo così, con un abbraccio forte, 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 forte. Grazie di essere stati con noi oggi. E, insomma, la diretta con, l'abbiamo detta all'ultimo momento, la diretta con Carlos. Proprio perché ci doveva dare questa notizia, e quindi l'abbiamo organizzata praticamente ieri sera, per cui ecco, insomma, vi volevamo dire questo. Grazie comunque di essere stati con noi, di aver partecipato e di averci seguito sempre con tanto tanto affetto. Un bacio, buonanotte a tutti. Ciao amore. Ciao amore, ci sentiamo domani alle 8? Sì, ti rispondo. Mi rispondi? Sì, ti rispondo. No, perché Carlos lo sento la domenica più che altro. Allora mi tradisci con qualcun altro? Con mamma. Mamma, che facciamo colazione insieme, sì. Eppure arriverà quel giorno in cui ti sgamerai, come ti sei sgamata stasera, che la domenica alle 8 ti senti con Carlos, che non me l'avevi detto. Brava. Mamma mia, brava. Le bugie non le so raccontare, perché non me le ricordo le cose, a parte che non trovo. Il momento in cui mi dirai anche casualmente come mai al mattino non mi rispondi e devo contattare la Scarano invece che Lasciarelli, ecco. Lo so, questo è. No, anche lei però la mattina presto, anche perché ci aggiorniamo sulle telenovelas, quindi anche con lei ho gli aggiornamenti. Ah, ecco. Quindi c'è pure la Scarano, mi tradisci pure con la Scarano allora? Con tutti, amor, con tutti. Mi sta dicendo adesso Marco Quattuccio. Che mi tradisci pure con Marco Quattuccio? Ne chiama pure lui la mattina adesso, quindi... Cioè, ma tu vuoi veramente un divorzio? Guarda, io non ci vuole nulla, che scrivo, cerco una compagna di avventura, un'amica. Io non potrò mai, 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 te lo giuro, divorziare da te, quindi non ci pensa proprio di questa cosa. E lo sai perché? Perché poi dopo ti costa dura divorziare da me. Vedi, Erika Marandino ha detto: contatta me. Ecco, vedi, c'hai già le papabili. Tutti a chiamare Daria alle 8 della mattina, grazie ragazzi, tanto sto sveglia, quindi ok. Allora, un bacione a tutti quanti, un bacione speciale a tutti voi, e grazie veramente perché siete stati con noi anche oggi. Ciao amore, te love ugualmente anche se mi tradisci. Bye.